Oh, oggi sei tutta una margheritina, va, che te la tiè. Ciao amori belli. Ciao a tutti. Allora, andiamo a vedere che sta a fare, va. Allora, oggi mi preparo, c'ho un bel trancetto di baccalà, eccolo qua, è surgelato, è quello congelato, guardate che bello. Adesso io me lo faccio così, mo ve faccio vedere, semplice, ma semplice che più semplice non si può. Allora, io qui c'ho un po' di scalogno, che ho sbucciato, ecco fatto, vedete? Allora, questo è un barattolo di ciliegino, ecco qua, non ce l'avevo fresco, però c'ho sempre la scorta, ecco qua, vedete? Ecco fatto, e lo mettiamo qua, gli diamo una schiacciatina, ecco qua. Questo proprio è semplice semplice, ecco fatto. Allora, mettiamo un po' di prezzemolino, eccolo qua, e poi metto l'altro scalognetto, perché questo era uno ma c'è sempre il doppio, quindi sono due scalogni messi, sì. Giusto? Sì, perché lo scalogno è accoppiato, capito? Ecco qua. Ah, quindi era uno scalogno grande. Sì, okay. Era uno scalognetto grande che poi c'ha sempre il figlioletto vicino di solito. E adesso vado a mettere il baccalà. Ecco qua, vedete? Così. Ecco fatto. Poi mettiamo due olivette. Semplice semplice, è così, vedete? Due olivette che ci si addicono proprio. E questo è il pranzo mio, Allora, io ci metto pure due spicchietti d'aglio, eccolo qua, Poi lo levo tanto, anzi, fammela. Di solito non ce lo metto mai, ma oggi ce lo voglio mettere, mi dice così la testa oggi. E oggi la testolina gli dice allora, così. Peperoncino, perché questo non deve mancare mai, Ecco qua, su sti piatti specialmente. E poi metto un altro po' di prezzemolino. Adesso metto un po' di olio. Il sale non lo metto perché di solito il baccalà è salato. Allora io adesso lo faccio cuocere un po' e poi vediamo il sughetto come esce fuori, va bene? Va bene, cara Gildarella. Pronto da mettere sul gas, vedete? Guardate che bello. Già invitante da così, pensiamo cotto com'è. Guardate. Spettacolo. Andiamo, ecco, Gildarella. Adesso andiamo a cuocere. Vai. Eccolo qua. Guardate che bello. Senti che profumo. Guardate che sughetto. Guardate un po', ci ho fatto anche le bruschettine, amori? Va bene? Pure bruschette qua. Allora, questo ha cotto una mezz'oretta, perché era piccolo. Sì, guarda che sughettino che ecco. È venuto, senti che profumino. Che bel sughettino, Ecco fatto. Ce lo mettiamo tutto perché questo oggi è il mio pranzetto. Guardate un po' che piattino che si è fatta la signora. Eccolo qua, vedete? Due bruschettine. Ah, e due vai. E due della. Tiè. Che gli volemo di a sto piattino? Che gli volemo di? Niente, che gli vuoi di? Eccolo qua, guardate che vai. Bello. Ecco fatto. Voilà. Adesso mettiamo quest'altro sughetto perché qua proprio da scarpetta qua, Guardatela come euforica che non vede l'ora di magnasselo perché a lei piace tanto, vero Gildare? A me mi piace troppo, non tanto, mi piace proprio di più di tanto. Ecco qua. Mettiamo sto olivetta qua sopra. Ah, ecco, te lo dia. Il pranzo è servito. È il mio pranzetto oggi, Vedete? Ok, adesso ci mettiamo un po' di prezzemolo così. Ecco qua, a posto. E io adesso me lo vado a mangiare. Ah, e dai, va. Eccolo qua,
e sto solo a mangiarlo, giustamente mi basta questo. Eh sì, perché mo vuol dire a me il baccalà non mi piace, mi piace il profumo, il sughetto, però non mi piace il baccalà. Ecco qua, a posto. Invece al Giardarello allora, gli piace il baccalà. Amori miei, eccolo qua, fatelo perché è semplice, ecco qua, va bene? Va bene che sì, Giardarello. Me lo vado a mangiare, me lo vado proprio, ma guarda un po'. Ah. Allora. Senti un po' qua questa. Volevo dire? No. Senti un po' questa qui. Che spettacolo, Giardarello. Dai che te sei fredda, va. Buono. Amori, fatelo perché è buonissimo, eh? Vi mando tanti baci belli, sempre dal cuore. E dalla cucina di Gilda. Il piatto ricco? Mece ficco. Buono. Buono, Gilda, Vabbè, buono. Un bacetto grande a tutti, ecco. E buon appetito. Ciao! Ciao.